No, scusate, ridevo perché ho appena ascoltato il video di Gigetto, e il nostro Gigetto Nerazzurro, quello che ti tiene il morale alto, quello che ti fa ridere, quello che nei suoi video, no? Ci mette tanta allegria, cosa sconosciuta al bandito, a Vessicchio. Ecco perché poi l'interista ride e sorride. Mentre il milanista, lo juventino, sono sempre tristi, cupi. Mamma mia, quando vedi quel bandito dici, compare mio, la vita una, Ridi poco poco, ridi poco poco. Invece poi arriva Gigetto con i suoi fogli e comincia a parlare. Altra cosa che devo fare io. Io qua c'ho un sacco di fogli e non mi scrivo niente. E mi dimentico metà cose poi. Parto che voglio dire 10 cose e ne dico 5. Invece lui si scrive tutto, bello, ti racconta tutto, lo fa in maniera allegra e ti tiene allegro, ti tiene allegro. Grande Gigetto, sei un grande. E allora ragazzi, tanto per dirvi, no? Io mi guardo i video di Gigetto perché prima mi guardo quelli del bandito, di Vessicchio, per raccontarli a voi, no? E quindi ragazzi, quello è un lavoraccio che tu la mattina ti svegli bello, allegro, no? Un nuovo giorno, così poi senti parlare quei due e ti afflosci un poco, no? Ti scende il latte ai piedi. E quindi mi serve poi un qualcosa che mi faccia riprendere e mi guardo Gigetto, il romagnolo. E quindi arrivo col sorriso, quello è l'importante, sorridere. Allora ragazzi, oggi ci sono i calendari, escono i calendari, vedremo a quale giornata. Il mio Lecce vi farà un mazzo così. Ricordatevi, giocatevelo. Lecce Inter 4-0, giocatevelo. Vi dobbiamo restituire i 4 gol presi qualche mese fa. E giocatevelo, giocatevelo. Allora, ragazzi, ancora devono uscire i calendari, usciranno a mezzogiorno. E per il bandito c'è già una mezza truffa. Sì, vedrete, lui ha detto così ai suoi utenti, ha detto vedrete che domani ci incazzeremo. E ha detto, che è successo di nuovo? Che è successo? Perché i calendari vengono fatti apposta per far andare una squadra più su all'inizio. L'inizio è importantissimo, vedrete che domani ci incazzeremo. Cioè, porta i suoi utenti ad essere incazzati prima ancora che le cose succedano. Ma guarda che è troppo forte, troppo forte, troppo forte. Il sorteggio, secondo lui, andrà contro il Milan. Lui è uno che prevede. Ha fatto una previsione. Quindi, cari milanisti, anche oggi dovete stare cupi, cupi, tristi, tristi. Ragazzi, ma davvero, parliamo seriamente per 5 minuti. Guardate che l'Inter vi sta dando alla testa, davvero. Guardate che così si finisce al TSO. State dando troppa retta a questo personaggio. Vi sta facendo male, questo personaggio vi sta facendo male. Il milanista non è così. Lo juventino è così. Il milanista non è così. Il milanista, io non lo ricordo come una persona triste, cupa. Il milanista è una persona gioiosa, è una persona che ha avuto Franco Baresi, un mito. Cioè, solamente a pensare a Franco Baresi dovreste ridere e atteggiarvi di aver avuto Franco Baresi, come fa l'interista con Zanetti, no? Cioè, nel senso, per carità, la Juve ha avuto Scirea, è tanta roba, ragazzi, ma la Juve, lo Juventino, oggi non se ne fa una ragione, non se ne fa una ragione perché sul mercato non si può muovere perché non c'è una lira e quindi deve mettere in mezzo giocatori come Barrenechea e il Junior là, valutati 30 milioni. Vai, 30 milioni, non c'è una lira, non può comprare Calafiori. Si è tirato fuori dall'asta per Calafiori. Cioè, nel senso, non sta passando un periodaccio, ma è cupo. Lo Juventino è cupo, è sempre cupo e triste. Vi state facendo portare a vivere, vi stanno costringendo a vivere una vita triste. Chi? Il bandito, Vessicchio, tutti i figli di Vessicchio che buttano odio, sempre, sempre odio. Ma davvero, ieri ho scritto un commento di nuovo e ho messo uno short, l'ho pure detto, ho detto, vedi, Batto, che ti ho scritto un commento, mi fai sparire anche questo,
perché quello dell'altro ieri me l'ha fatto sparire. E me l'ha fatto sparire perché non vogliono che voi sappiate la verità, ok? La verità. Loro vogliono solo dirvi la loro verità. Un attimo. Sentite, eh? Dato straordinario che dimostra l'amore a prescindere dei tifosi del Milan e la lotta interna per chi vuole mantenere le poltrone, per chi non vuole mollare il potere in questo sistema calcio italiano che va profondamente riformato. Non perdetevi i video. Questo è il bandito che vi avverte, no, del video che farà. Di che cosa parlerà? Parlerà degli abbonamenti del Milan che stanno andando a gonfie vele. Ragazzi, il Milan ha milioni di tifosi. È logico che fare 40.000 abbonamenti è una fesseria. E vi parlerà delle poltrone della FIGC. Capito? Non vi parla del Milan, non vi parla perché lui del Milan non ha niente da dire. Del Milan squadra non ha niente da dire. Il Milan non sta comprando nessuno. Il Milan non si muove sul mercato. Sta cercando con gli algoritmi qualche giocatore da 8 milioni, 10 milioni massimo, senza commissioni. Però deve essere bruno, non deve essere biondo. Cioè, capito? Non vi dice niente. Vi parla solamente di cose. Vi parlo, cioè, lui butta odio su tutto, pure lui, e vi deve fare incazzare. Voi vi sentite il suo video ogni mattina, finite il video e da quel momento in poi starete incazzati. Ora vi faccio un altro esempio, no? Perché voi non ci credete, se quando vi dico queste cose non ci credete. Sentite. Il calcio con i suoi soldi però serve a mantenere il bilancio di tutti gli sport italiani, cioè di tutte le federazioni italiane che sono sotto l'egida del CONI. Ma chi ha sotto tutela economica tutto il calcio italiano con i propri investimenti, con i propri gettiti di denaro? La Juventus. Per cui il calcio italiano che fa parte del CONI, che gestisce tutti gli sport, mantiene appunto tutti quanti. Il calcio è mantenuto dalla Juventus, per cui la Juventus mantiene tutto lo sport italiano. Vi volete rendere conto di questo o no? O siete ciechi, farsi, fino a questo punto? Perché se noi non diamo ragione a Vessicchio, siamo falsi, siamo falsi. Quindi la Juve mantiene tutto il calcio italiano e non solo, mantiene tutti gli sport con i suoi investimenti. Ragazzi, questo è Vessicchio. Vessicchio è questo. Juventini, Vessicchio è questo. Vi porta ad odiare, vi porta ad odiare e non vi fa fare mai una risata e vivrete tutte le 24 ore da incazzati, da arrabbiati.